Sono quattro gli insigniti del titolo di Arunès dei Arunès, gratificati domenica 24 marzo nella città del San Carlone. La cerimonia è stata ospitata nel salone del quartiere Treponti, accanto alla chiesa. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata proposta dal corso di dialetto di Simona Todescato, Piero Guazzoni, Massimo Bottelli e Luciano Zoccatelli. In un salone gremito, tanta l'emozione tra i premiati e i loro familiari. Quattro targhe in vetro con incisi i simboli della città e i dipinti dell'Associazione Arte ad Arona i premi. Primo a salire sul palco Ferruccio Cairo per ritirare l'attestato in memoria del padre Mario, partigiano, storico, dipendente della Stipel di Milano, persona di una cordialità esemplare, scomparsa lo scorso anno. Il secondo riconoscimento è stato consegnato al professor Vittorio Gianotti, 96 anni, docente di disegno al Collegio De Filippi, alle scuole medie e a quelle professionali. Già sindaco di Meina, assessore all'istruzione al Comune di Arona, fondatore del Guado, associazione di volontariato che si occupava dei giovani caduti nel problema della droga. Un fratello e una sorella per il successivo attestato. Sono Sandra e Franco Bertalli, imprenditori del settore turistico e titolari degli alberghi Giardino, Atlanti e Concord. 50 dipendenti, una storia nata negli anni 50 quando i genitori Lina ed Ezio acquistano il Caffè Giardino. Poi via via si sono ampliati sino ad acquistare gli alberghi Sempione e La Rocca, oggi Atlantic e Concord.